Ma il sisma del 2016 è un sisma come dimensioni e come spazi che ha toccato pesantemente, maggiore di quello del 96 sicuramente. E di questo credo che bisogna tener conto, perché è facilissima la tentazione di fare un paragone fra le due esperienze. Bisogna tener conto appunto delle dimensioni diverse, del momento storico-economico del paese diverso, e quindi ecco, questo sicuramente è un dato importante. Quello che mi sembra di quello che dirò io sarà di ripercorrere rapidamente quelli che sono stati, diciamo, i punti fondamentali sui quali noi abbiamo poi costruito l'intervento, che è stato un intervento che è durato parecchio e che nei primissimi tempi ci ha stressato notevolmente, perché rifletteva lo stress dei territori, e poi dopo invece siamo riusciti, come io avevo, non incautamente ma direi proprio a ragion veduta, detto fin dall'inizio, a costruire un'esperienza che poi è stata un'esperienza positiva. E qualche agli inizi di settembre il Sole 24 Ore dava atto che la ricostruzione delle Marche è stata esemplare. Io dicevo sempre come Friuli e forse, e se è possibile ancora meglio, io ancora meglio non lo so, ma sul come credo che ci siamo avvicinati parecchio. Chi lavora adesso vedrà che cosa fare di questa esperienza. Io porto un'esperienza, ecco, che è stata tutto sommato difficile ma positiva. Un modello di un protocollo di intervento che tenesse conto di alcuni obiettivi. Gli obiettivi erano sostanzialmente un'opera di decentramento, un'opera di facilitazione, un'opera di semplificazione, di accelerazione per quanto possibile, quindi di concentrazione speciale, specifica, di tutto quello che richiedeva di essere visto, esaminato e controllato, eccetera. Abbiamo lavorato in grandissima collaborazione e sintonia sia con, diciamo, il livello governativo centrale, con il sottosegretario Barberi soprattutto, che è stato grande parte, e sia anche a livello invece, la regione ha lavorato moltissimo con i comuni, molto con i comuni, e questo è stato, diciamo, il nostro progetto, ecco, il nostro modo di affrontare i problemi.